Un saluto a tutti dal vostro Tony. Siamo ormai con l'update 1.49 alle porte perché arriverà proprio domani. Sembrava così lontano, ma in realtà il tempo è veramente volato. E volevo fare un attimo un paio di parole, insomma, su questo update, partendo proprio dalle gomme, che sembra essere un argomento abbastanza diffuso in questo periodo, dato che si sono visti praticamente dei valori assolutamente fuori dagli schemi per quanto riguarda il prezzo. E io l'avevo già specificato in un precedente video, però penso che più di qualcuno magari se lo sia perso, e lo ridico anche in questo video, ci tengo a specificarlo. Stiamo parlando di una valuta che probabilmente si avvicina allo yen, perché stiamo parlando della versione giapponese del gioco. Infatti qui stiamo vedendo proprio uno screen direttamente dal trailer di Gran Turismo 7, e possiamo vedere chiaramente che ci sono veramente dei valori spropositati, ma io me ne faccio considerare solo uno, che è la riduzione del peso, che sta a 430.000. Vi faccio vedere un'immagine del mio gioco attuale, quindi la versione europea, e vedete che la riduzione del peso sta a 4.300, quindi si tratta di due cifre in meno. Guarda caso, lo stesso numero però con due cifre in meno. Questa è un'altra immagine che mostra le gomme da corsa medie, che stanno a 2.850.000, e vi faccio vedere come nel gioco attuale le corsa medie stiano a 28.500, anche in questo caso una differenza giusta giusta di due cifre. Quindi ragazzoli, non vi preoccupate, anche perché si tratta sostanzialmente delle stesse gomme, solo che cambia il brand. Ora sono brandizzate a Michelin e teoricamente ci dovrebbe essere anche un cambio della fisica delle gomme, e qui ci colleghiamo anche a un altro grande argomento, potremmo definirlo, che è la nuova fisica. Anche su questo argomento qui vedo che si è dibattuto molto. Infatti molti parlano di questo argomento, però di per sé si sa ben poco, perché questa è l'unica cosa che è comparsa nello schermo quando abbiamo visto il trailer, e c'è la semplice scritta New Physics. Sinceramente io non sono molto felice della fisica attuale di Gran Turismo 7. Per essere più specifico, ci sono intanto dei valori per quanto riguarda i settaggi che sono stati mutati al 100%, come ad esempio l'altezza delle sospensioni. Una volta si poteva, forse anche la cosa era eccessiva, ma si poteva andare a ovviare a dei comportamenti sbagliati dell'auto con delle modifiche all'altezza di guida. Molte macchine si riuscivano a domare, tra virgolette, alzando la parte posteriore dell'auto, e poi questa cosa è stata praticamente mutata. Quindi ci sono delle cose, ci sono state in precedenza degli update che hanno un po' rovinato, insomma, anche l'andare a variare i settaggi. Un altro, ad esempio, è il bilanciamento dei freni. Una volta forse era anche troppo accentuato, adesso che passate da più 5 a meno 5 non cambia assolutamente niente. Quindi quello che mi aspetto io dal cambio della fisica intanto è anche un cambio per quanto riguarda i settaggi, perché attualmente ci sono veramente dei settaggi che non vanno bene, perché anche cambiando i valori, quello che succede è poco niente. Un'altra cosa che non mi convince appieno per quanto riguarda la fisica è la sensazione che trasmette il volante, perché durante le transizioni, durante gli spostamenti di peso, praticamente la sensazione è che si passi da 100% di grip a 0% di grip, senza alcuna progressione. Quindi spesso ti ritrovi con l'auto che se ne va dove vuole, però questo non è giustificabile come gioco difficile. Semplicemente è un gioco che da questo punto di vista è, secondo me, calibrato male, cioè sia longitudinalmente che lateralmente, le sensazioni che vengono trasmesse al volante non sono buone al 100%, nel senso che non c'è una progressione, ci dovrebbe essere più progressione,
e questo aiuterebbe molto anche nel il controllo dell'auto. Se il tutto diventasse più progressivo, guidare un'auto su Gran Turismo 7 assomiglierebbe molto di più a quello che è la guida nella vita reale. Quindi ci sono poi anche altre cose, perché secondo me se noi prendiamo ad esempio anche un gioco di rally come può essere Dirt Rally, le sensazioni che ci sono che vengono trasmesse sul volante della guida sullo sterrato sono tutt'altro livello rispetto a Gran Turismo 7, e trovo anche abbastanza carente dal mio punto di vista la guida sul bagnato, nel senso che c'è una sensazione di scivolamento che non è molto realistica per quello che mi riguarda. Quantomeno, prima volta che magari ho provato Gran Turismo 7 col volante, mi sembrava chissà che. In realtà, secondo me si può fare molto meglio sia sullo sterrato, come vi dicevo, che sul bagnato. Però ormai, ragazzi, siamo ormai giunti all'ora della verità. E quindi, ragazzi, io ho appena disponibile l'update, domani mattina andrò a scaricarlo subito e poi vi caricherò presumibilmente per mezzogiorno un update review. Ovviamente non sarà un video incentrato sulla fisica, sarà un po' una recensione in generale. Andrò a comprare le auto, a mostrarvele, insomma, anche in VR se riesco a provarle. È ovvio che provando delle auto che sono assolutamente nuove non posso dirvi dal punto di vista della fisica se c'è un vero cambiamento, perché ovviamente non ho un confronto con quell'auto in precedenza, però sicuramente vi porterò dei video specifici nei prossimi giorni, e soprattutto sulla fisica di guida. E dopo, comunque, essendo che non mi potrò troppo dilungare magari nello showroom o nella guida delle singole auto, perché sennò il video verrebbe troppo lungo, magari farò qualcosa di dedicato sempre da portarvi nei prossimi giorni in VR, e una cosa specifica per ogni macchina: una per la BMW M3, una per la 430 Scuderia, una per la RAF, una per la Gallardo. Insomma, ne hanno messo un bel po' di carne al fuoco su questo update, e quindi quello che vedrete domani sarà una recensione per darvi un po' un assaggino di tutto. E poi, ovviamente, come avevo detto, aspettatevi, insomma, qualcosa di più specifico. Mi raccomando, se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete chiedermi qualcosa, fatelo pure nei commenti. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video. Anzi, per la precisione, vi aspetto domani alle 12 con l'update review 1.49. Intanto vi mando un super salutone. Ciao ciao, Antonio 89.